Oggi il Presidente della Regione ha detto siamo quasi al limite delle nostre capacità di ricovero. No, noi abbiamo una possibilità di recezione che è flessibile, la cambiamo da un momento all'altro. Okay. Anzi, abbiamo dovuto ricoverare attraverso il PROS, attraverso un comitato d'emergenza nazionale, due pazienti provenienti da Bergamo. Anche sul tema delle rianimazioni, che cosa ci può dire? Allora, il problema, noi abbiamo messo in rete i pazienti da una posizione hub a una posizione SPOC. Nei presidi, diciamo, delle province, quelle di alta complessità, seguiremo i pazienti con alta complessità. I cronici, medicina, ortopedie, quelle già cronicizzati, come devo dire, geriatria, vengono messe in una rete negli ospedali SPOC. Dire di riaprire una rianimazione senz'altro è bello, importante, però non dimentichiamo che il primo elemento fondamentale è la mancanza di medici, la mancanza di anestesisti, che in questo momento non solo è presente nella nostra regione, lo è da tempo a livello nazionale. Un'altra domanda che le faccio, e mi aggancio a quanto sta accadendo in Lombardia e a quanto chiede il governatore della Lombardia Fontana, secondo lei si può arrivare anche nella nostra regione a dover applicare un provvedimento di chiusura totale? Io lo auspico, ci credo fermamente. Il modo migliore per contenere questo grande contagio è quello di isolarsi il più possibile. L'ho già detto, creiamo qualche disagio, più di un disagio, però è fondamentale, è la necessità maggiore, dobbiamo adottare questa misura, una misura straordinaria, ma il mio consiglio, ma soprattutto il mio contributo attraverso gli incontri con gli assessori, attraverso la conferenza del Stato-Regione, è quello di ribadire questa necessità di adottare queste misure il più restrittive possibile. Quanto stanno pesando i tagli che nel passato ci sono stati nella sanità, anche abruzzese? I tagli pesano non solo nel momento in cui c'è un'epidemia, pesano anche quando c'è una cronicità. Quello che sta emergendo invece è fondamentale, quello che io ho sempre ribadito, una rete tra gli ospedali hub e SPOC, perché questo è il vero messaggio che deve venire attraverso questo momento di criticità.